Bene Rob, l'abbiamo provata entrambe, adesso dobbiamo trarne le conclusioni. Come ti sembra questo maggiolino cabrio? Beh, questo maggiolino cabrio, senz'altro, come abbiamo detto, è il connubio perfetto tra le linee high-tech futuristiche con le sinuosità e la muscolosità del passato. Al volante certo si sente un po' protagonista la strada, perché tutti gli occhi sono puntati su di essa, e così come l'attenzione va, abbiamo detto, al prezzo. Un prezzo che la rende un prodotto di elite, riservata a non tantissimi, però neanche così troppo fuori la portata di tutti. Abbiamo potuto apprezzarne la silenziosità in ordine di marcia, nella versione chiusa, e assaporare ovviamente tutto ciò che la natura ci sa offrire in versione aperta. Quattro posti comodi, tutto l'equipaggiamento e l'intrattenimento di bordo sono al top, così come buona scuola Volkswagen. E invece per quanto riguarda Focus, Andrea? Ma ecco, Focus invece è una vettura che è un pochino più facile da affrontare, un po' più facile da vivere. È una vettura che mantiene quello che promette, ha un allestimento, non dico top di gamma, ma comunque molto ricco, non manca nulla, e ha prezzi sicuramente più accessibili, perché ha un listino che parte da 21.000 euro, per questa vettura in prova 23.350. Ma soprattutto con il motore 3 cilindri 1000 da 125 cavalli ha e promette dei costi di gestione molto contenuti. Infatti i consumi sono positivi, nel senso che si fanno delle percorrenze più che umane, e quindi diventa una vettura per la famiglia, una vettura per i giovani, comunque una vettura che si può vivere a 360 gradi anche con una certa leggerezza. E... bene, quindi siamo giunti alla fine, non ci resta che salutare il mare, salutare i nostri spettatori, arrivederci alla prossima. Ciao.